quest'anno forse abbiamo cercato di anticipare ancora una volta la fiera rispetto all'uscita delle bozze di legge di stabilità, perché tutti gli anni noi prendevamo come data costante la metà di ottobre, e nella metà di ottobre arrivavano in fiera negli ultimi 3 anni sempre cattive notizie su questo settore, perché purtroppo da questo punto di vista la politica o è leggermente miope oppure è in una posizione che io considererei strumentale, perché negli ultimi 2 anni le leggi di stabilità, l'ho ripetuto negli ultimi tempi, hanno portato più instabilità che stabilità in questo settore. Sicuramente hanno consolidato il gettito erariale, però hanno messo in condizione le aziende di superare degli ostacoli che a ogni passo venivano alzati. L'asticella viene continuamente alzata, e quest'anno siamo arrivati a un punto con un settore che si è dovuto confrontare con l'aumento del prelievo erariale, una partita che è ancora in fase di disputa sulla legge di stabilità del 2015, il famoso prelievo di 500 milioni, però ci si approccia sempre e costantemente soltanto con una visione che è rivolta a aumentare il gettito per lo Stato, senza dare nessun tipo di garanzie, se si vogliono chiamare garanzie, ma quantomeno proprio di stabilità di settore. Sì, noi come operatori di settore stiamo vivendo dagli ultimi 3 anni praticamente di giorno in giorno senza capire dove vuole arrivare questo governo. Ogni giorno ci sono spot nuovi, l'ultimo è stato quello: togliamo gli apparecchi, eccetera. Noi siamo molto sensibili da un punto di vista associazione, ma penso che gli stessi operatori siano sensibili che il gioco sviluppato negli ultimi anni ha portato a determinate conseguenze negative. Questo nessuno lo nasconde. Gli operatori sono i primi che negli ultimi anni, attraverso le associazioni di categoria, si sono imposti di accollarsi la loro responsabilità sociale di aziende e cercare di incanalare un'informazione diversa su questo settore, facendo più informazione. Abbiamo avallato corsi di formazione, campagna a tutela dei minori e dei giocatori, però continuiamo a vedere nei confronti di questa nostra responsabilità da un punto di vista di aziende e di associazioni molta ritrosia, come se non fosse normale che arrivati nel 2016 non ci sia una presa di posizione veramente rispetto ai problemi sociali anche da parte di chi questo settore lo vive direttamente da un punto di vista di attività economica. Ci siamo assunti questo onere, però ancora agli occhi esterni non si riesce a percepire che anche il settore vuole lavorare per non incorrere nell'errore commesso negli ultimi anni, cioè di lasciare andare il gioco e non pensare alle conseguenze negative. Noi riteniamo che le conseguenze negative devono essere prima stimate dal governo, dallo Stato, che si deve assumere la sua responsabilità, e che vediamo che negli ultimi anni non se l'è assolutamente assunta. Vi faccio un esempio che per me è molto chiaro. Negli ultimi giorni si è parlato da parte del governo: togliamo le macchine, ci sono troppe macchine, perché poi la lente di ingrandimento è esclusivamente sul settore degli apparecchi. A me sembra strano, mi auguro che anche qualcun altro abbia questa percezione, perché soltanto il problema del gioco è inserito nell'ambito degli apparecchi a intrattenimento. In Italia si è sviluppata un'offerta di gioco enorme su tutti i tipi di giochi, però oggi la sensazione è quella che traspare, che il problema in Italia oggi è l'apparecchio da intrattenimento, e nemmeno tutti, soltanto alcuni. Si è sviluppata da parte dei comuni una situazione, io direi, incontrollabile, perché c'è una sperequazione sul territorio di provvedimenti, su orari, distanze, che praticamente impediscono un'attività lavorativa quantomeno, non dico stabile al 100%, però quantomeno equilibrata. Ci si sposta da un comune all'altro,
dove in una certa fascia d'orario non si gioca, si va a giocare nel comune limitrofo, oppure le macchine sono spente, si va a giocare da qualche altra parte. E qui arrivo al problema del giocatore patologico, perché in Italia ancora noi riteniamo che sia un problema importantissimo. Dobbiamo prima pensare alla salute e poi a tutto quello che è il risvolto economico. Però dico sempre, il primo è lo Stato a non impegnarsi in questa situazione. L'anno scorso, su un aumento di gettito erariale di circa 1 miliardo e 300 milioni, lo Stato ha pensato bene, il governo ha pensato bene di stanziare 50 milioni per la cura. Io l'ho detto l'anno scorso e lo ripeto, mi sembra un'elemosina, perché allora o il problema non è della consistenza con cui è stato rappresentato, oppure lo Stato è leggermente, dico leggermente, ipocrita, perché stanziare su 1 miliardo e 300 milioni di aumento, perché tutto quello che arriva dal settore degli apparecchi quest'anno sarà oltre i 3 miliardi e 300 milioni. Stanziare esclusivamente 50 milioni significa o non avere la percezione del problema, oppure la percezione che è stata data non è quella reale, perché poi effettivamente in Italia studi su questo fenomeno, mi dispiace dirlo, ma non ce ne sono, e sono tutti in embrione. Quindi a mio avviso, se il problema esiste, e non nego che il problema esista, bisogna prima quantificare la dimensione di questo problema e poi incominciare a trovare delle soluzioni, ma che siano soluzioni equilibrate, perché sentir dire dal governo togliamo il gioco dai locali pubblici tanto per spostarlo da altre parti non è la soluzione del problema, anche perché in 10 anni, e l'ha ammesso anche il sottosegretario in una dichiarazione di pochi giorni fa, in 10 anni abbiamo avuto un'evoluzione di questo sistema che è andata nella direzione della maggior tutela anche per i giocatori, ma anche per una maggior tutela della sicurezza, perché abbiamo messo in rete, e qui c'è stato lo sforzo di tutti, a partire dal singolo esercente, passando per l'operatore, per il gestore, arrivando ai concessionari e quindi arrivando poi all'amministrazione dei monopoli, che è quella che coordina questo settore, abbiamo ottenuto il massimo quasi della sicurezza. Dico quasi perché purtroppo ci sono fasce di illegalità che stanno diventando sempre più prepotenti da quando il gioco legale sta ottenendo divieti e sanzioni, e logicamente si lasciano postazioni scoperte dove sta ritornando in maniera prepotente tutta quella che è l'offerta illegale. Questo cosa porterà in Italia? Porterà che il giocatore sarà sempre meno tutelato. La criminalità organizzata tornerà in questo settore in maniera prepotente, perché comunque è un settore economico importantissimo da un punto di vista del movimento economico. Quindi è impossibile pensare che tutto quello che verrà lasciato libero dal gioco legale non sia sostituito da altro. Lo si sta già vedendo in molte zone d'Italia. Quindi non c'è equilibrio in tutti questi spot, più o meno elettorali che siano. C'è necessità da parte del governo e da parte di tutti gli operatori, ma lo stiamo già facendo da un punto di vista di imprenditori, di prendere coscienza di quello che è il fenomeno, e dobbiamo trovare una soluzione che sia equilibrata, che vada nella direzione vera di tutelare i soggetti che hanno problematiche con il gioco e che sfociano poi nei giocatori patologici, ma bisogna cercare di farlo mantenendo un equilibrio costante in quello che è il tessuto sociale, perché questa storia di togliere gli apparecchi, distruggendo posti di lavoro, distruggendo le aziende, regalando il settore alla criminalità e non portando poi alcun vantaggio per quanto riguarda la tutela dei giocatori e dei minori. Vi faccio un esempio: qualche anno fa ci doveva essere una riforma degli apparecchi da intrattenimento. Noi come associazione di categoria abbiamo chiesto fortemente che venisse diminuita la pericolosità degli apparecchi, addirittura inserendo una tessera di riconoscimento della maggiore età, se ve ne fosse necessità e bisogno, perché poi dai dati comunque che emergono dai controlli della Guardia di Finanza e di chi è preposto ai controlli, la percentuale di giocatori minori che gioca sugli apparecchi è notevolmente ridotta, non sono fasce molto larghe. Quindi vuol dire che i minori giocano, perché i minori giocano, ma bisogna andare a vedere dove, qual è l'offerta di gioco a cui si riferiscono. Faccio un esempio su tutte, l'online.
L'online sta passando in sordina rispetto alla pericolosità che ha, ma questo non è per scaricare su altri il problema. Il problema è questo: se voi vedete i dati del monopolio, dagli apparecchi arriva e dal gioco in generale legale arriva un certo gettito. Parliamo ora non parliamo di gettito, parliamo di movimento, del giocato. In Italia, su tutti i giochi regolari, diciamo il giocato da parte dei giocatori si aggira, e vi do un dato, ma questo per fare una riflessione. Lo vedevamo prima insieme. Eccolo qua. Non mi metto gli occhiali perché non... Allora, vi faccio vedere gli ultimi 3 anni, più che altro per far capire, perché a volte non si riflette molto e si va solo sull'onda degli spot. Allora, la rete fisica del gioco in Italia, e quindi si parla di tutto quello che viene distribuito fisicamente, quindi dal biglietto del gratta e vinci agli apparecchi da intrattenimento, passando per le lotterie, passando per le scommesse, eccetera. La spesa del giocatore nel 2013 è stata di 16 miliardi e 460 milioni. Nel 2014 è calata, è stata di 16 miliardi quasi 100 milioni. Nel 2015 è salita leggermente, siamo a 16 miliardi e 200 milioni. Cioè si nota che il dato negli ultimi 3 anni della spesa del giocatore è rimasto costante. Se noi andiamo a vedere il gioco a distanza, la spesa per il giocatore in Italia sul gioco a distanza lecito, quindi io parlo di online, su concessione del monopolio, quindi controllato, è stato solamente di 700 milioni di euro per tutti e 3 gli anni. Nel 2015 è cresciuto, siamo a 800 milioni. Ma voi pensate veramente che quello è il giocato complessivo? Qui manca in questo dato tutto quello che è raccolto dal circuito illecito, che è stimato, secondo alcune statistiche, in circa 2-3 miliardi di euro, che non arrivano né allo Stato, gli operatori legali non hanno la facoltà comunque di inserirsi in questo circuito, e che però sfugge a tutti. Però questo è un problema che non tocca. L'online in Italia non lo sta contestando nessuno. Si parla della pubblicità sul gioco. Se voi avete fatto caso, la pubblicità sul gioco in televisione, in qualsiasi fascia di orario, e quindi tocca anche i minori abbondantemente, viene fatta durante gli eventi sportivi. Il 99% della pubblicità che passa è esclusivamente sulle offerte di gioco online, che siano scommesse, che siano slot, che siano poker, eccetera. Allora, c'è un decreto Balduzzi che la vieta e noi la facciamo. Cioè, voglio dire, non è coerente da un punto di vista né dello Stato e né del governo. Cioè, l'approccio con il gioco è stato completamente travisato, a nostro avviso, come associazione di categoria, e cominciamo a capire che o è una situazione strumentale o veramente siamo ipocriti, perché in altri settori come il fumo è un prodotto di Stato in Italia, no? I tabacchi. Eppure non abbiamo avuto un approccio come quello che oggi si ha sul gioco. Cioè, sul gioco abbiamo un approccio esclusivamente rivolto agli apparecchi, che è quasi di tipo proibizionistico. Togliamo gli apparecchi dai locali pubblici perché creano dipendenza. Benissimo. Il fumo è la stessa cosa, come l'alcol. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto la pubblicità completamente. Abbiamo messo sul pacchetto che nuoce gravemente alla salute. Ora addirittura le fotografie. Ora le compagnie del tabacco stanno cercando strade diverse per lasciare al fumatore la percezione che sta fumando, ma il prodotto viene, diciamo, epurato da determinate sostanze nocive, eccetera. E lì entra in ballo la famosa responsabilità sociale delle aziende, che però nel settore del gioco evidentemente non serve. Però voglio dire, ci sono approcci completamente diversi. Non abbiamo vietato l'apertura delle rivendite di tabacchi, oppure le abbiamo limitate nell'orario, come stiamo facendo col gioco. Anzi, ogni anno il monopolio fa accedere a nuove concessioni per la vendita dei tabacchi.
Allora, questo lascia un pochino da riflettere. Se noi in Italia non incominciamo ad avere un approccio più maturo nei confronti del gioco come abbiamo fatto in altri settori e pensare veramente alla tutela dei giocatori e quindi a partire dall'informazione, perché signori, quando arriviamo a curare abbiamo già perso la partita, perché i costi sono elevatissimi e i risultati difficili da ottenere veramente con i giocatori patologici. Quindi bisognerebbe incominciare a formare le nuove generazioni con un approccio diverso nei confronti del gioco, come lo si è fatto nei confronti del fumo, come lo si è fatto nei confronti dell'alcol, mettendo anche in conto che qualche porta rimane aperta purtroppo. Però siccome non si può ottenere dal divieto e dal proibizionismo effetti positivi, bisogna cercare di ottenere risultati in altre maniere. Ecco perché bisogna cercare di... noi continuiamo a fare questa opera di informazione, però ci vorrebbe un grosso appoggio da parte del governo, anziché retorica e ipocrisia, ci vorrebbe un pochino più di presa di posizione sugli avvenimenti reali della situazione. Grazie Presidente.